Cari concittadini, sono il dottor Molinari e sono il responsabile dell'ostetricia e della ginecologia del San Timoteo. Vorrei leggervi alcune mie considerazioni. Vi parlo innanzitutto dal mio studio, perché come sapete l'ospedale da qualche giorno è chiuso per disposizioni relative al contenimento della diffusione dell'infezione da coronavirus che sta flagellando l'intera Italia. Quanto prima, appena possibile, l'ospedale tornerà operativo dopo che saranno attuate tutte le operazioni di sanificazione. Nel frattempo, tutte le donne che sono in procinto di partorire, tutti coloro che hanno programmato un taglio cesareo iterativo, possono rivolgersi tranquillamente agli ospedali vicini, dove troveranno i colleghi, amici, che avranno cura di loro e dei loro bambini, con il massimo della disponibilità e della professionalità. Ora però voglio rivolgermi un po' a tutti, perché mi corre l'obbligo morale e il senso civico per dire due parole ad ognuno di voi che ascoltate. Mai come in questo momento, ognuno di noi è il fulcro, l'artefice di quella che può essere la risoluzione del problema principe della salute di un'intera nazione. Siamo chiamati singolarmente a fare non solo il nostro dovere, ma dimostrare di aver compreso quello che sta succedendo. Il coronavirus continua a diffondersi e gli ospedali iniziano a stare in affanno. Potremmo non avere la dovuta assistenza noi o i nostri cari qualora fossimo infettati. Ognuno di noi, in prima persona, deve partecipare e deve sentirsi attore principale per tornare alla normalità. Dimostriamo di essere maturi ad ogni età, coscienti e consapevoli che non ci è consentito di essere trasgressivi, almeno in questa occasione. In questi giorni osserviamo quanto ci stanno dicendo i vari specialisti. Usciamo il meno possibile, soprattutto non frequentiamo luoghi affollati. Più tempo trascorriamo a casa e più possibilità abbiamo di abbreviare i tempi di ritorno alla normalità. Permettetemi un richiamo alla vostra e alla mia coscienza. Dimostriamo di essere responsabili. Abbiamo l'occasione di dimostrarlo a tutti e poi soprattutto siamo artefici del nostro futuro. Non possiamo delegare ad altri il bene più caro, la nostra salute.